abbiamo qui un tipicissimo orso polare della Cina. Oggi siamo a una ravioleria che si chiama Xiao Shenyang, sembra molto carina. E il raviolo è un po' la base della cucina cinese, almeno per me, cioè come l'atomo della cucina cinese, è come il quark della cucina cinese. E qua il purista può assaporare proprio il raviolo in tutta la sua essenzialità. E sul menù c'è anche un non meglio identificato mollusco del mare, che non si sa cos'è. Non lo so se mai reggio di mangiare il mollusco. È medusa, sicuramente, che non è un mollusco, tra l'altro, non c'è l'interrato. Anche arrosticini di pecora, proprio quelli abruzzesi. Sì, direttamente dall'Abruzzo. Sono zucchine, come dice Chicca, che è la nostra nerd del cinese, bok choy e uovo. E ci sono le due donne all'ingresso che sono chiuse in quella specie d'acquario che secondo me sono tipo intrappolate, non possono scappare, sono costrette a fare i ravioli per sempre. Non possono scappare e i ravioli cercano di metterli sui piatti in modo da formare le parole "fateci uscire". Solo che loro conoscono solo il cinese e quindi sono ideogrammi, nessuno li capisce, mangiano questi ravioli buonissimi, dicono "fateci ancora, no vi prego fateci uscire". Lo spezzatino è buonissimo e c'è quel tanto di cumino che non domina ma che gli dà un aroma veramente veramente buono. Allora c'è questo spezzatino che è buonissimo, che unisce un po' il comfort food del bollito casareccio che ti faceva la tua mamma quando eri piccolo e un po' il cibo cinese, è un po' un medley e è super buono. Le melanzane fritte sembrano patate al forno, ma sono veramente deliziose. Non so se le ho mai mangiate fatte così buone. La patanzana. La melantata. Pollo maiale saltato con maiale, verdure maiale saltato, maiale, pollo maiale, peperoncino. Francine, queste melanzane, Francine. Radio, è aperta la lotta. Notare quanto non c'entra niente la serie di quadri del Moulin Rouge attaccati a questo muro azzurrino così poco cinese. Vede che comunque è molto morbida per passare direttamente dalla aorta alle coronarie e ostruirle direttamente. Come al solito c'è la rubrica di Claudio sul conto. Il toto conto. Adesso scommettiamo tutti su quanto costerà. Io mi pare che ci hanno riconosciuti a sto giro, quindi non vorrei esagerare, però secondo me... Vabbè, quanto abbiamo preso? 7-8 piatti, 15-20 euro, si fa 15-20, sì. Sarà esatto? Io ce l'ho preso. The Duke.